Ebbene sì, è ancora tra le mie mani, perché come ricordate la settimana scorsa ho fatto un video sul baratto e tutti su Instagram mi avete detto, tutti no, perché il 50% ha chiesto la maglietta, quindi di iniziare come baratto questa maglietta. Però questa settimana sembra che nessuno si sia presentato. Nel senso, hanno chiesto, qualcuno ha avuto la curiosità di chiedere, ma hai barattato la maglietta? E detto, questa settimana ancora no. Quindi, allora, praticamente questo è l'esperimento sociale che durerà un anno. Infatti ogni sabato io posterò questo aggiornamento, perché questo è il numero uno, e vi dirò quale oggetto mi è stato dato in cambio di questo. Quindi chiedo anche a voi, chi guarda questo video, iscrivetevi al canale, questo YouTube, e andate su Instagram, perché lì io posterò i vari aggiornamenti nel corso della settimana. Se qualcuno mi chiederà, io posterò anche lì e avrete altri aggiornamenti su questo. Quindi, se siete curiosi di sapere come va questo esperimento sociale, allora seguitemi in tutti e due i canali. Ripeto, allora, in cosa consiste? Se qualcuno di voi vuole barattare questo oggetto, questa maglietta, con qualcosa che ha a casa, usato, non, di qualsiasi cosa che abbia lo stesso valore o superiore, allora mi può contattare attraverso la mail oppure su Telegram. Se voi andate su Telegram, cercate con la chiocciola GoPippo YouTube, cioè YT, e lì mi potrà scrivere un messaggio e dire: io ho questo oggetto, vuoi barattarlo con me? Sì, io vengo da voi, barattiamo l'oggetto, io il sabato successivo metterò l'aggiornamento che qualcuno ha fatto lo scambio, con cosa, e possiamo andare avanti. Così per un anno intero vediamo quale sarà la situazione, se abbiamo fatto un upgrade devastante oppure siamo rimasti con piccoli oggettini. Ok, quindi se con questo non dovesse funzionare la cosa del baratto, allora dovremmo passare a uno step successivo. Quindi lo step successivo ve lo rivelerò in un altro video, e non so quale video, quindi rimanete sintonizzati, iscrivetevi al canale di qua di YouTube e su Instagram, perché così riceverete la notifica che è uscito il video. Non è costa nulla, mi aiuterete solo a me a portare più contenuti di questo genere e poter andare avanti con gli esperimenti anche tecnologici, perché sono molto importanti. Tanti mi avete scritto, e tra l'altro questi giorni uscirà un altro video sulla pizza nella friggitrice ad aria, perché ne avevo già fatto uno, ma vi farò un altro video perché sono successe un po' di cose, l'ho già fatto in realtà. Quindi rimanete sintonizzati, accendete la campanella e lasciate un mi piace. Ci vediamo al prossimo video, rimanete sintonizzati, ciao.